questo è vero, doveva essere lui stato contro Mola di Bari. La Castellano Ulas gioca un'altra delle sue amichevoli importanti alla Pala di Leo, in un'ottica di campionato che a partire dal prossimo 25 settembre è importante. Contro Mola la squadra gioca bene, anche a ritmo, soprattutto con Simus e Cooper che danno spettacolo. Di contro Mola, che con Campbell e la Quintana non bastano, ma perlomeno cercano di amalgamare gli schemi, anche se sono in costante progresso. Per quanto riguarda la conta dei parziali, vede avanti comunque la Castellano Ulas, che vince almeno 3 quarti rispetto ad il terzo, che finisce in parità, il quarto tempo che si chiude a favore di Mola. Dunque un buon test in vista di un altro ancora più importante contro la cestistica San Severo. I gialloneri di Piero Cohen, che aspettano di incontrare i biancazzurri dopo il match dell'andata, auspicano comunque una buona prestazione e soprattutto contano su un roster pronto a disputare un campionato di Serie B2 che si preannuncia particolarmente decisivo e anche affascinante. La corsa ai playoff si è fermata in semifinale, ma San Severo conta di volare in alto. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia. Attenzione, paura, terrorismo in Francia. Un'auto contenente 6 bombole di gas è stata scoperta nella notte tra sabato e domenica nei pressi della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Lo ha reso noto il servizio dell'antiterrorismo transalpino, precisando che le bombe non erano collegate a nessun detonatore. Nel corso delle ore antecedenti e precedenti il ritrovamento sono state arrestate 6 persone, tra cui una donna jihadista integralista con forte rischio terrorismo. L'auto era parcheggiata sul lungo Senna, non lontano dal principale commissariato di polizia del centro. Tra l'altro si vive in un clima di emergenza per gli attentati terroristici e la situazione viene trattata con la massima attenzione dalla procura. Immagini che seminarono odio e che costò anche il licenziamento di una cronista ungherese. Avvenne esattamente un anno fa, quando Petra Laszlo, 37 anni, giornalista di un canale di un partito estremista, sgambettò dei profughi che scappavano al confine con la Serbia. È stato aperto un processo nei suoi confronti da parte della procura di Szeged. I video che la riprendevano mentre faceva inciampare alcuni profughi destò sdegno a livello mondiale. Uno di questi, un siriano, trovò rifugio ed accoglienza insieme al figlio a Madrid. La giornalista si giustificò sostenendo di essersi spaventata quando un gruppo di migranti aveva sfondato il blocco della polizia, ma l'intenzionalità e la crudeltà dello sgambetto diventarono sdegno ed orrore. La procura in un comunicato ha constatato che la Laszlo non aveva motivo di sentirsi minacciata, ma che non ci sono prove che abbia agito per razzismo o odio contro i migranti. L'accusa per lei è di violenza privata.